l'elemosina? Oh, al pensiero di 10 milioni di sterline in beneficenza mi sento male. Coraggio, cara, che da più un po' arriverà il notaio Lindo e noi diventeremo tutti ricchi. Che tipo è? Non l'ho mai visto. Oh, guarda, è un vecchio rincitrullito. È sordo come una campana e miope come una tasca. Ma dimentichi la cosa più sconcertante. Quale? Che oltre ad avere una gamba di legno, ha un alito pestilenziale. È vero. Pensate che si racconta che una volta ha cercato di baciare la sua segretaria, la poveretta è sformazzata al suolo ed è stata svenuta per più di mezz'ora. Ma certa gente è proprio ignorante, ma non sanno che esistono pillole aromatiche contro la litosi. Io ne ho sempre una scatola con me. Perché le usi per te? No, per me, ma per chi mi sta vicino e che ha l'alito pesante. È arrivato il notaio Lindo. Fallo passare. Mi raccomando, zia Sara è morta, quindi occhi bassi e faccia triste e dolorata. Forza, facciamo una prova. Sara Smith, alla presenza del notaio Giorgio Lindo,
mentali e fisiche, volendo disporre degli indegni nel momento in cui avrò cessato di vivere, esprimo con questo gesto le mie ultime volontà. Nomino eredi universali le mie nipoti. Gloria, Jessica, Rita e Giorgetta Smith, figlie dei miei cari defunti fratelli. Con la seguente clausola. Per prime avranno diritto all'eredità solo quelle che, al momento della lettura del testamento, saranno ancora nubili. Nubili! Nubili! La suddetta condizione potrà essere sciolta solo nel caso in cui tutte le mie nipoti siano sposate. In tal caso il patrimonio sarà diviso equamente e in parti uguali. Firmato Sarah Smith. E con questo la signorina Sara ha espresso le sue ultime volontà. Ma allora la sua unica erede è Giorgetta! Giorgetta! Già Giorgetta! Vado piuttosto di fretta e non posso trattenermi un minuto di più. Signori, e arrivederci! Ad una sola condizione, che siano nubili! A questo punto, vostra zia Sara poteva nominare direttamente erede universale Giorgetta, così ci ritravamo tutta questa pappardella! Tutta l'eredità Giorgetta! Oh, miseria di fame! Ma non può essere! 40 milioni di sterline in mano a quella cigna! Oh, miseria e infame!